Il tumore al muscolo infiltrante della vescica viene diagnosticato nel 15% dei casi delle neoplasie alla vescica. Vediamo come può avvenire la ricostruzione senza taglio con un intervento in laparoscopia avanzata in 3D. Benvenuti, ne parliamo con il professore Mario Falzaperla, direttore di urologia dell'ospedale Garibaldi di Nesima. Benvenuto, professore. Grazie per l'invito. Professore, parliamo subito del tumore muscolo infiltrante alla vescica. Che tipo di tumore è? È un tumore molto comune in ambito urologico e soprattutto è correlato ad un'abitudine che è il fumo. La maggior parte dei pazienti che si presentano alla nostra osservazione con questo tipo di patologia sono dei pazienti fumatori da parecchi anni, anche l'interruzione del fumo, consideriamo negli ultimi 2 o 3 anni, non rappresenta un fattore comunque di protezione, perché il fumo nel tempo ha indotto delle alterazioni a livello della mucosa vescicale e non solo, perché è un tumore che riguarda tutto l'apparato urinario, quindi gli ureteri, i tubicini che vanno dal rene alla vescica, la parte interna del rene, quindi la pelvi renale, i calici renali. Quindi è un tumore che comunque, oltre alla vescica, può interessare anche altre strutture di nostra pertinenza. La diagnosi di solito si verifica a causa dell'insorgenza di ematurie, cioè sangue nell'urina. Questa evenienza è il primo campanello d'allarme per cui il paziente si rivolge al medico di base inizialmente e poi all'urologo servono alcuni esami fondamentali in questi casi qua. Il primo è un'ecografia che ci consente di vedere a livello sia vescicale che del rene se ci fossero delle alterazioni all'interno di questi organi. Se ci fossero dei dubbi, va poi integrato con una cistoscopia, quindi un esame endoscopico che va a guardare all'interno della vescica stessa. Se questa ematuria fosse non diagnostica come tumore vescicale, vanno integrati con altri esami, l'esame citologico delle urine o una UroTac, che sono esami di completamento in questo caso. Ecco, come viene trattato il tumore muscolo infiltrante? Allora, il tumore muscolo infiltrante in realtà rappresenta una fase successiva del tumore vescicale. Perché inizialmente il tumore spesso si presenta come un tumore superficiale, anche se di alto grado, quindi un tumore abbastanza aggressivo. In questi casi qua il primo step è quello endoscopico, si va a fare si dice resezione endoscopica della neoplasia vescicale. Quando noi poi abbiamo il risultato istologico, nel caso di un tumore infiltrante, invasivo, muscolo infiltrante, si va a proporre prima inizialmente un trattamento che si chiama chemioterapia neoadiuvante, quindi una chemioterapia che cerca di ridurre volumetricamente il tumore. Successivamente si può optare per vari tipi di interventi. Ci sono dei casi in cui i tumori sono molto avanzati, in cui purtroppo bisogna ancora oggi ricorrere alle stomie, quindi alle bustine esterne. Nei casi invece di pazienti che hanno un tumore muscolo infiltrante ma non hanno un tumore metastatico, un tumore comunque molto avanzato, è possibile effettuare una ricostruzione della vescica attraverso l'utilizzo dell'intestino, in particolare dell'ilio, quindi dell'intestino tenue. Si utilizzano di solito dai 40 ai 45 centimetri di intestino che vengono riconfigurati a forma sferica e successivamente attaccati da un lato al canale urinario, quindi all'uretra, dall'altro agli ureteri. Quindi si va a ricreare un serbatoio che naturalmente non avrà le stesse caratteristiche funzionali della vescica, ma che comunque eviterà di avere queste bustine esterne. La cosa particolare è appunto quello che mi prima. È la possibilità di effettuare questo intervento non in modo tradizionale, come si verifica di solito in tanti centri attraverso l'incisione standard a livello addominale, ma utilizzando delle tecniche mini-invasive, quindi degli strumenti miniaturizzati che ci consentono di ripercorrere in maniera puntuale la tecnica open, ma appunto
senza aprire l'addome. Questo minimizza i rischi perché riduce il sanguinamento, riduce le problematiche intestinali, aumenta così, i tempi, o meglio, riduce i tempi di ripresa della canalizzazione, quindi il paziente di solito in pochi giorni, entro 5-7 giorni dall'intervento, può ritornare a casa, naturalmente col catetere, perché il catetere verrà tenuto per almeno un mesetto, perché serve appunto a far ricostruire la parte interna, ma sicuramente eviterà di avere delle bustine esterne o comunque un taglio che poi può avere problemi sia dal punto di vista funzionale che estetico. Bene, e questo è appunto il caso che descriveremo in dettaglio a breve ed è uno dei pochi centri italiani, quello che si trova al Garibaldi di Nesima, no? Perché non tutti possono eseguire questa tecnica, professore. Allora, è una tecnica particolarmente complessa, realizzata in pochi centri in Italia perché ha necessità di un'expertise importante. Consideri che noi abbiamo iniziato con queste tecniche mini-invasive come pionieri a livello mondiale nel 2002, quindi sicuramente un'esperienza importante che ci ha consentito nel tempo di sviluppare tecniche anche molto avanzate. Consideri che oltre, per esempio, l'intervento di cui parlavamo, noi facciamo questo intervento anche nelle trombosi cavale, quindi nei casi molto complessi sui vasi venosi che vanno dal cuore agli arti inferiori, andando a togliere dei tumori all'interno dei vasi correlati al rene e andare a ricostruire questi grossi vasi. Quindi sono sicuramente pochissimi centri in Italia e in Europa a effettuare questi tipi di interventi. Il primo intervento di ricostruzione delle vesciche è stato fatto da me nel 2016, quindi 6 anni fa. Noi siamo più o meno a una cinquantina di casi effettuati. È un intervento che dà grosse soddisfazioni perché il paziente appunto ha dei tempi di ripresa molto rapidi. La scelta è fondamentalmente correlata alla motivazione anche da parte del paziente di effettuare questo tipo di chirurgia perché poi dovrà fare una riabilitazione particolare, quindi dovrà ricreare una sensazione sulla nuova vescica, che naturalmente è un organo fatto con l'intestino su cui bisogna abituarsi anche per quanto riguarda la continenza. Professore, intanto il paziente come sta in questo momento? Benissimo, l'ho visto ieri, abbiamo tolto il catetere, ha tolto gli tutori interni. Era molto contento. Ripeto, sono interventi importanti che però bisogna anche, considerando che sono interventi mo molto lunghi, perché sono interventi che durano dalle 5 alle 6 ore, quindi Certo. dedicarli a persone che comprendono bene cosa dovranno fare dopo, perché come io faccio sempre un esempio, è come avere una Ferrari ma poi non saperla portare, Eh quindi no, non va bene, infatti. bisogna Ma capire come poterci lavorare e poterla far parte del cosa, proprio. cosa, in cosa consiste la riabilitazione dopo La l'intervento? riabilitazione intanto consiste nella percezione di un organo nuovo. La sensazione di urinare non sarà più quella che avvertiamo costantemente noi, ma sarà il senso di ripienezza a livello addominale, nel basso ventre. Bisognerà svuotare la vescica ad orario, quindi ogni 2, massimo 3 ore. Bisognerà ridurre l'assunzione di liquidi dopo le 9 di sera e almeno una volta di notte bisogna puntare una sveglia per svuotare la vescica. Perché naturalmente, essendo un serbatoio, se si riempie in maniera esagerata, si svuota automaticamente, soprattutto di notte, quando non c'è la sensibilità e la percezione, in maniera incontrollata. Ecco, professore, tutti quanti coloro che soffrono di questo, di questa tipologia di neoplasia possono essere sottoposti a questo intervento oppure ci sono delle caratteristiche, i pazienti devono avere delle caratteristiche ben precise? Devono avere delle caratteristiche ben precise, ma non soltanto per l'intervento mini-invasivo, ma in generale per la ricostruzione della vescica, perché devono essere pazienti non molto anziani, di solito non superiori ai 75 anni, non devono avere patologie motorie, non devono essere particolarmente obesi, devono avere un intestino compliante, per cui se hanno dei problemi a livello intestinale, o sono stati già operati a livello intestinale, questo rappresenta un fattore di rischio. Pazienti cardiopatici con alterazioni della vascolarizzazione periferica, queste sono le peculiarità.
talvolta se pazienti con diabete scompensato, sicuramente sono pazienti che bisogna selezionare bene perché appunto il rischio è poi avere un risultato non soddisfacente. Anche una patologia che non sia particolarmente avanzata, perché come dicevo prima, se la malattia è metastatica, il rischio è poi le metastasi possono andare a ricolonizzare la nuova vescica, quindi sicuramente il centro, oltre alla tecnologia, oltre all'expertise che deve avere anche una capacità della selezione del paziente. Talvolta può essere sempre fatto con tecnica mini-invasiva anche l'intervento di stomia esterna, che dà risultati sempre ottimali, ma con migliori soddisfazioni per il paziente quando la malattia, ripeto, non consente di fare altrimenti o quando appunto l'intestino o le altre condizioni non ci permettono di farlo. Ecco, quindi deve essere un paziente in buona salute sostanzialmente, Certo. insomma, per ciò che concerne tutto In l'organismo. Per il generale, resto, ecco, in in generale. generale, sì. Professore, la terapia farmacologica dopo l'intervento continua anche per scongiurare il rischio che si possa presentare, ecco, un'evoluzione della neoplasia? Allora, di solito viene fatta una chemioterapia prima dell'intervento. Se c'è un risultato con la chemioterapia prima dell'intervento, quindi si riesce a ridurre il volume della neoplasia, dopo l'intervento si può effettuare anche un ciclo, si chiama di chemioterapia adiuvante. Se invece questo non c'è stato, questo risultato non si è ottenuto prima dell'intervento, dopo l'intervento risulta inutile farla e si opta per terapie così alternative che danno in questo momento ottimi risultati, come anche l'immunoterapia. Ma sicuramente è una malattia che ha delle peculiarità anche di aggressività maggiore, e proprio in questi casi particolari, appunto, l'intervento di ricostruzione risulta meno indicato. Ecco, appunto, perché adesso l'immunoterapia sta prendendo piede in questo campo, e invece forse in questo caso non è indicata. In questi casi qua, in particolare no, l'immunoterapia viene fatta in altre tipologie di pazienti, come anche terapia di seconda linea. Professore, invece la tecnica di laparoscopia avanzata in 3D, in cosa consiste? Allora, è una tecnica che consiste in generale la laparoscopia, come molti sanno, consiste nel mettere dei tubicini all'interno dell'addome attraverso i quali noi utilizziamo dei sistemi miniaturizzati. La 3D è una tecnica che utilizza delle telecamere particolari che ci permettono di vedere all'interno dell'addome, appunto, con un sistema tridimensionale, come se fossimo realmente all'interno dell'addome. La peculiarità è quello che dico io sempre quando viene fatta questa domanda: quando c'è un piccolo sanguinamento, è come se arrivasse in faccia. Chi è un neofita di solito si sposta perché ha la sensazione realmente di esterno del campo operatorio. Questo ci consente di avere una attenzione quasi maniacale nella gestione dei sanguinamenti, nel posizionamento dei punti, nelle ricostruzioni. Quindi è sicuramente una tecnica che, rispetto alla tecnica bidimensionale, ha dato dei miglioramenti netti sia sulla parte ricostruttiva che sulla parte demolitiva dell'intervento. Ecco, per il paziente i vantaggi quali sono? Il vantaggio principale è, oltre, come dicevo prima, è la riduzione del sanguinamento, avendo questa attenzione peculiare. Per esempio, quando c'è l'indicazione il risparmio dei nervi che riguardano l'erezione, il risparmio della parte sfinterica, quindi la parte che gestisce la continenza urinaria, perché andiamo anche lì sullo sfintere, quindi sul muscolo che regola la continenza in maniera molto dettagliata, il miglioramento della ricanalizzazione, cioè il paziente dopo che toglie un pezzo di intestino si deve ricanalizzare perché noi poi ricreiamo una continuità con l'intestino normale, quindi in questi casi con la chirurgia tradizionale i tempi di ripresa della canalizzazione sono molto più lenti. Questi sono i punti chiave, sicuramente è il giovamento per quanto riguarda il paziente.
Professore, questa neoplasia, per chi ci ascolta da casa, nel caso in cui qualche telespettatore fosse interessato all'intervento, ecco, deve avere uno stadio appunto iniziale, avanzato, come funziona? Ci si deve rivolgere subito appunto al reparto urologia? Allora, di solito sono pazienti che noi seguiamo dalle fasi iniziali, nel senso che frequentemente, come dicevo prima, sono pazienti che prima fanno dei trattamenti endoscopici e poi vanno in evoluzione di malattia. Sicuramente il nostro reparto, la nostra unità rappresenta un centro di riferimento, ma è possibile prenotare nei vari ambulatori le visite di riferimento. Sicuramente verrà seguito il paziente in maniera ottimale e indirizzato il trattamento migliore. Il sintomo principale, come dicevo prima, è il sangue nell'urina, quindi questo è il campanello d'allarme che poi fa vedere al paziente e fare la diagnosi e poi, ripeto, in questi casi va indirizzato. Un paziente con una malattia molto avanzata, sicuramente un paziente più trascurato che ha anche una serie di comorbidità, perché il paziente più attento alla propria salute è già al primo campanello d'allarme, appunto l'ematuria, si rivolge al medico di riferimento, comunque all'urologo, e quindi inizia un percorso che lo aiuterà nella risoluzione, comunque nel trattamento della malattia. Ecco, invece l'alternativa è possibile curare senza intervento? Allora, ci sono delle alternative che vengono riservate ai pazienti che non sono operabili o che rifiutano per qualunque tipo di motivazione, e sono quelle che si chiamano tecniche bladder sparing, cioè di risparmio della vescica, che vengono fatte ab initio e sono una combinazione di chemioterapia più radioterapia. Il problema di queste tecniche è che poi, nel caso di un fallimento della chemio più radio, fare l'intervento chirurgico diventa molto molto complesso. In quel caso sicuramente non potrà più essere effettuata una ricostruzione della vescica, ma soprattutto l'intervento, essendo la radioterapia e la chemioterapia che determinano comunque una fibrosi sulle strutture, vanno a bruciare il tumore, l'intervento diventa molto complesso e talvolta non completamente risolutivo. Ecco, quindi questi tipi di tecniche noi le riserviamo a pazienti che concretamente non hanno un performance status adeguato per fare un intervento, ma il gold standard è l'intervento preceduto dalla chemioterapia quando appunto c'è l'indicazione. Ecco, e poi l'aspetto innovativo, ecco, dell'intervento non è solo la tecnica, appunto la laparoscopia, ma è anche la ricostruzione della vescica, quindi una neovescica, per cui il paziente non ha più bisogno di supporti, cioè non ha più appunto le bustine, no? Sì, questa qua è la peculiarità di quello di cui discutevamo prima. Però appunto nella correttezza del messaggio, che è giusto che anche dal punto di vista giornalistico viene dato, è che non tutti possono fare questo tipo di trattamento, bisogna selezionare bene proprio per avere i risultati migliori, perché come qualunque tipo di tecnica deve essere cucita sul paziente in maniera chiara dopo aver valutato bene tutte le caratteristiche della malattia e comunque il paziente in toto. Ecco, io leggo che insieme a lei, appunto alla sua equip, è stata composta in questo particolare intervento dalla dottoressa Marinella Finocchiaro, che è il suo aiuto urologo, dall'anestesista Francesco Margarone e dagli infermieri di sala operatoria Diego Fortunato e Rita Caruso, che hanno effettuato il confezionamento di una neovescica ortotopica secondo Gaston. Ecco, cosa vuol dire quest'ultima? Beh, questa è la tecnica, è una tecnica particolare, è una ricostruzione che è stata proposta da un collega a inizio 2000 che si chiama Gaston. Che è un collega francese, che è stato anche lui un pioniere di questi tipi di tecniche, che è una tecnica che agevola un po' la ricostruzione, perché consideri l'intestino all'interno dell'addome, soprattutto non potendolo manipolare, è una sorta di vermicello che si muove, quindi se non si fanno degli accorgimenti particolari per fissarlo, per poterlo gestire, il rischio che appunto
non si seguono, non vengono seguite adeguatamente le suture. Quindi ci sono ormai delle linee guida, delle standardizzazioni della tecnica ottimali. I colleghi che mi hanno assistito naturalmente sono quelli con cui lavoro nella quotidianità, ma ci sono tanti altri colleghi all'interno del reparto che collaborano con me, che fanno anche loro questa tipologia di interventi, essendo un centro di riferimento non solo per quanto riguarda la vescica ma anche per il rene. Noi per esempio siamo all'interno di uno studio importante che si chiama Studio Records, che ha selezionato 50 centri a livello mondiale sui tumori renali, soprattutto per la chirurgia conservativa del rene, perché oggi nei tumori di solito al di sotto dei 7 centimetri si riesce a fare una chirurgia di risparmio del rene togliendo soltanto il tumore. Anche questo è un intervento molto particolare, fatto in pochissimi centri a livello italiano. Soprattutto per i tumori più complessi, perché in molti posti ancora continuano a togliere il rene anche talvolta in maniera tradizionale, mentre quando è possibile bisogna cercare di risparmiarlo, perché questo può dare dei risultati in termini soprattutto di sopravvivenza dal punto di vista cardiovascolare, perché il fatto di avere un solo rene può determinare delle alterazioni anche sulla componente cardiovascolare. Bene, grazie professore per essere stato qui con noi oggi, nostro ospite, per aver descritto ai nostri telespettatori questo intervento e la particolarità dell'intervento. Ringraziamo il professore Mario Falsaperla, direttore di urologia dell'ospedale Garibaldi di Nesima. Grazie ancora e grazie anche alla sua equip. Grazie mille.